siamo arrivati. Il parcheggio l'avete, volendo, si vede male, ma l'avete subito dietro. Guardate che carino. E si va dentro. Allora, questo ci è costato 39 euro a notte per due notti. Aspetta che si chiude la porta. No, ecco, l'illuminazione magari è un po' spartana, però guardate che bello effetto, tutto a pietra. Salve. Ma sì, una luce calda, una luce fredda, per non averne caldo né freddo. Un bel lettone spazioso che non cigola, fortunatamente. Gli angioletti, la zona cabina armadio IKEA. C'è anche di qua. È grande. Sì, la televisione lassù. E il bagnone. E vi faccio subito una mega docciolissima. Ciao bimbi! Salve, ma che bella doccia. Via, io non so voi ragazzi, ma sono un po' rossa. Un po' di fame. Dai, su. Non ti scappava la pipì? Sì, anche. Oh, via ragazzi. Doccetta, ci si rinfresca e si va a mangiare. Perché qua si può anche mangiare. Faremo anche sapere se il prezzo è giusto. Ciao bimbi. Che testa, eh? A me metto un cappellino subito, buongiorno, aspetta. E qui, oh, ecco fatto. Buongiorno. Giornata latina, dove si va oggi? Guarda, guarda che effetto che fa la telecamera, queste poche luci. Dove si va stamani? Si va all'Ecolago Manzolini. Vai, andiamo, via, backstage. Si va. Siamo arrivati sulla strada che porta al lago, guardate là le voragini. Va bene affrontare strade difficili, ma così è troppo. Aiuto! Il nostro amico Alex ieri ce l'aveva accennato che era un po' sconnessa la che strada. Che ci vuole il fuoristrada, ma della fia, Paolo. Via, andiamo al lago. Lago, già detto che non lo riprendiamo, infatti no. Eccolo. Allora, mi dicevi appunto che per quello che riguarda il backstage, come sapete vi facciamo e vi presentiamo anche dei negozi di pesca. La fortuna è che qui all'Ecolago, per i carpisti, ma vedo anche roba da spinneristi o sbaglio? Un po' là. Pochissime cose. Però piano piano mi hai detto che ti stai attrezzando. Sì. Quindi abbiamo la possibilità di acquistare l'attrezzatura, infatti vedete un pochino di robina da bus, qualche gomma, un cane che si accoppia con Veronica. Beh, guardate, boils, pop-up, abbiamo tante cosine anche in buffetteria, utile per il carpista. Quindi quando venite in zona e venite qua all'Ecolago avete anche la possibilità di acquistare le attrezzature. Detto questo, continuiamo col backstage e andiamo a vedere il centro commerciale. Ciao bimbi! Bene, buongiorno bimboli, stiamo andando, buongiorno, arriva anche la Veronica, buongiorno bimba. Buongiorno. Allora, si parte verso le ambientali di Latina e la reggia di Caserta, si va a vedere. Sì. Ora proprio si va a fare colazione, siamo svegliati, si lascia l'hotel, stanotte è stata tosta perché fino a luna dei bimbetti a romper cavallo. Bimbi romani, siete tanto bellini, ma quanto cagate le palle, eh? Fino a luna di notte, vieni qua, che fai? Ho preso la cosa, aperta la camera! Vaffanculo, eh? Vabbè. Detto questo, andiamo a fare colazione, bimbi. Ci si vede per le prossime ambientali. Ciao!
passiamo ai mitici San Pietrini. C'è il mercato. C'è il mercatino. Sì, siamo da Riccia. Ah, meno male, sono finiti i San Pietrini. Sì, andiamo a parcheggiare la macchina. Che mi sa che questo è il centro storico di Riccia. Ci sa anche a me. Ok. Siamo ad Ariccia. Sì. Quindi ora cosa facciamo? Colazione. E guardiamo Ariccia. Sì. Colazione l'abbiamo fatta, brioscina, caffeino, e ora vediamoci la città per poi spostarci al centro commerciale. Sì. Siamo arrivati al centro commerciale Panorama, qui ad Ariccia, che può essere un buon punto di riferimento se avete bisogno un pochino di svariate cose. Ora andiamo a vedere però dentro se c'è solo supermercato o se ci sono anche altri negozi. Andiamo a vedere. Allora, siamo stati per la seconda volta buttati fuori, dicendo che non si possono fare le riprese dei negozi, quindi vi sconsigliamo assolutamente di frequentare il centro commerciale Panorama ad Ariccia, giusto? Maleducati, volgari, aggressivi, solo perché facevamo vedere le insegne delle attività che potevate trovare e quindi gli potevamo portare un guadagno, ma giustamente ci hanno buttati fuori. Quindi vedete questo bel centro commerciale? Fateci un crocione sopra. E mi dispiace per Panorama, non potrei denunciarci per diffamazione, semplicemente perché noi portiamo una review, una recensione del servizio che è stato offerto, un servizio di maleducazione, di arroganza, e niente, abbiamo dovuto cancellare tutte le registrazioni e dovevamo comprare il cibo e le cosine, non le compriamo. Ciao bimbi, quindi vi portiamo a vedere un altro centro commerciale più educato. Allora ragazzi, se avete bisogno di fare un po' di spese, di un po' di cosine, venite in zona Albano Laziale, molti negozi, e come abbiamo fatto vedere c'è anche la Coop, se volete prendere da mangiare per il lago, insomma queste cose lì. Comunque avete visto anche che al lago c'è la possibilità di avere panini e quant'altro. Comunque in questa zona qui ci sono tanti negozietti che possono essere utili. Detto questo, ci vediamo al prossimo backstage. Ciao bimbacci! Ragazzi, dopo essere stati cacciati dal Panorama, abbiamo trovato il lago di Albano e abbiamo deciso di farci una tappa extra per venire a vedere la bellezza del lago e fare qualche aggiornamento
per quello che riguarda i social, quindi faremo le live direttamente dal lago, se riusciamo a scendere, se non ci schiacciano le macchine e riusciamo a scendere. Vai.